Allora Gigi, questa l'abbiamo portata a termine questa bellissima giornata, è la seconda del trofeo del Levante. Dimmi un po' le tue impressioni a caldo, va. Allora, le mie impressioni, prima di tutto c'è una grande felicità perché è stata una bella gara. Il gruppo non si è sgranato molto, per cui erano tutti belli vicini e questo dimostra la grande preparazione di questi nostri piloti e il fatto che le macchine, diciamo, sono tutte uguali. E finalmente possiamo tirar fuori il respiro, perché per noi dell'organizzazione è un successo vedere tutte le macchine che rientrano nel parco chiuso, ovviamente. Esatto. E non ci sono stati grossi danni, mi dispiace molto del nostro pilota Davide Nardilli, un pilota veramente forte, impegnato oltretutto in un campionato molto importante nell'RS Cup, che è un campionato che si svolge in tutta Italia e che lui sta affrontando veramente nel migliore dei modi, con ottimi risultati. All'ultimo giro ha fatto, diciamo, quello che noi chiamiamo un lungo e purtroppo è finito nella ghiaia. Comunque niente di grave, è andato tutto bene, peccato perché l'altro pilota che ha appunto vinto la categoria Lupo Cup, Paolo Silvestrini, ha fatto veramente una grandissima gara, sono stati in combattimento per tutto il percorso e per tutta la gara e, diciamo, poteva amministrare anche questo ottimo secondo posto attaccato agli scarichi di Silvestrini e poter portare a casa un premio e un ottimo piazzamento. Una parola di merito va anche data alla nostra unica ragazza, almeno in questa gara, Ulderica Pastore, che si è veramente distinta. Mi fa molto piacere perché nei turni, nelle sessioni di prove libere, ha preso a pieno tutti i consigli che noi gli abbiamo dato. Abbiamo fatto dei test insieme col sedile a fianco ed si è trasformata. Si è Dobbiamo dire che è stato uno spettacolo veramente certo. Bello perché, come detto, erano abbastanza uniti, si sono anche rispettati. Ora la toccatina ci sta, non è che non è quello, però diciamo che veramente tutti spettacolare. Piloti, tutti piloti veloci, tutti piloti bravi. E puliti. È puliti. C'è da dire questo, che secondo me l'ultima gara che faremo adesso a novembre. No, sì. Che giorno di novembre? Il 15 novembre. Quindi diamo a tutti quanti appuntamento al 15 novembre, certo. Qui all'autodromo del Levante. Del Levante di Binetto. Per tutti coloro i quali vogliono avvicinarsi o vogliono fare una gara, anche l'ultima del trofeo, perché no? Diciamo che probabilmente ci potrebbe anche essere questa possibilità. Come wild card, insomma. Certo, certo. Benissimo. Grazie Gigi, niente, è veramente in bocca al lupo e ovviamente che svolgi con tanta passione. No, grazie. Vabbè, condividiamo un po' questa passione e la divulghiamo. Grazie. Grazie di nuovo. Grazie, ciao Gigi. Grazie.